Mi raccomando ragazzi, se ci volete vedere fare un altro tipo di lavoro, superiamo i 10.000 mi piace. Oggi faremo delle sfide principalmente basate sul calcio. Siete pronti? Siete carichi? Sì! Che sfida di calcio volete fare? Rigori! 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 Io sono Rocco e tipo Milan. Sono Vito e tipo Juve. Vai, slalom! Cinesi, vai! Numero 1! L'ha preso prima lì. Numero 2. Prima che inizi questo video, come sempre ricordatevi qui di iscrivervi al canale e ricordatevi anche di attivare qui sopra la campanella per non perdere nessun altro video. Oggi siamo diventati animatori. Via col video. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Elena, ti ricordi per caso quel video dove abbiamo lavorato in una pizzeria per un giorno? Sì, me lo ricordo. Oggi faremo una cosa simile, infatti proveremo un altro tipo di lavoro. E quale? Provo a darti qualche indizio. Se ti dicessi villaggio, bambini e intrattenimento, tu a cosa pensi? Pensare intrattenimento e bambini. Penso all'animatore. Era semplice da indovinare. Però c'è un problema. Dove faremo gli animatori? Non c'è nessun villaggio qui vicino. Non faremo oggi gli animatori in un villaggio, bensì in un bellissimo campo estivo. Wow, che bello! Io mi prenderò cura dei maschietti, mentre tu delle femminucce. Gli faremo fare diverse challenge e noi stessi saremo i giudici e li premieremo. Guarda cosa un po' qui, delle medaglie, Elena. Quindi Elena, sei pronta? Sì, non vedo l'ora. E allora andiamo. Eccomi qui come animatore e ho anche qui tutti i maschietti. Ciao! Ciao. Presentiamoci, come ti chiami? Rocco. Antonio. Alfredo. Giuseppe. Vito. Vi volete presentare? Iniziamo da lei. Come ti chiami? Miriam. Gloria. Gaia. Elena. Donatella. Gabriella. Alessia. Oggi faremo delle sfide principalmente basate sul calcio. Siete pronti? Siete carichi? Sì! Che sfida di calcio volete fare? Rigori! 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 Quindi come prima sfida faremo i calci di rigore. Faremo un gioco, quello del fazzoletto, voi lo conoscete? Sì. Allora possiamo incominciare subito. Ok, io sono pronta ad andare in porta. Io sono Antonio, tifo Inter. Io sono Alfredo e tifo Juve. Io sono Rocco e tifo Milan. Mi chiamo Giuseppe, si vede dalla maglia, tifo Juve. Mi chiamo Giuseppe e tifo Juve. Sono Vito e tifo Juve. Vediamo se uno della Juve riuscirà a segnarmi adesso. Se dico uno, voi dovete arrivare e dovete prendere il fazzoletto. Se dico due, dovete arrivare tu e lei. Chi prende prima il fazzoletto vince. Iniziamo. Numero uno. L'ha preso prima lei. Numero tre. Va bene. Numero 2. Brava. Numero 4. Ah, brava. Adesso si sfiderà solamente chi ha segnato e vedremo chi si aggiudicherà o il primo o il secondo o il terzo posto. Primo, secondo e terzo posto. Ora si sfideranno per la quarta posizione. Fatto gol Antonio, quarto posto per Antonio e voi due quinti. Ricapitolando, primo classificato, secondo classificato, terzo, quarto e poi ci sono i quinti. Ok, voi conoscete il gioco del semaforo? Sì. Tutti? Sì. Allora, sono rosso, giallo e verde. Inizio con il rosso. Ok, tutte ferme. Poi con il giallo. Brave. Verde. Rosso. Guardate come si stanno dissetando. Dai, che dopo voglio vedere cosa combinate. Sì. Verde. Giallo. Ma siete bravissime. Verde. Rosso. Giallo. Verde. Rosso. Rosso, verde. Ma non perde nessuno qui, è difficile. Giallo. Verde. Rosso. Noi abbiamo fatto i calci di rigore, giusto? Sì, sì. Adesso sì, facciamo una sfida più atletica. Perché non fare un percorso a ostacoli? Sì.
Sì. E vediamo anche il tempo che riuscite a fare. Ovviamente chi farà un tempo minore vincerà. Adesso ragazzi vi spiegherò il percorso. Faranno uno slalom senza palla da qui fino qui. Arrivati a questo punto faranno gli scatti, ovvero arriveranno fino al cinesino blu, poi ritorneranno al rosso e infine un lungo scatto verso quello bianco. Poi una corsa alla massima potenza da qui verso qui alle porticine. Dovranno saltare prima queste più alte così e poi quelle più basse così in velocità. Poi arriveranno fin qui, faranno lo slalom questa volta col pallone così, e arrivati qui dovranno lasciare questo pallone e dovranno tirare in porta. A chi se ne era verrà tolto al proprio tempo 10 secondi. Tutto chiaro? Sei pronto Vito? Pronti? Partenza, via! Ok, timer partito. Bravo, bravo! Elena, incitalo, vai! Scatto verso lì, bravissimo! Ok, salta, salta, bravo! Ok, vai! Bravissimo! Vai! Complimenti, Vito! Adesso tocca a te, Anton! 3, 2, 1, vai! Slalom! Cinesini, vai! Blu, rosso, bravo! Forza, forza, correre, correre! Bravo! Salta! E 1, e 2, e 3! Vai, vai, vai! Slalom, vai, col pallone, ora lascia il pallone e tira, traversa, stop, peccato il non aver segnato, Rocco, tocca a te, 3, 2, 1, via, vai Rocco, vai, bravo slam cinesini, 2 rosso, 2 rosso, scatto, qui scatto, 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 bravo, vai, 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 salta, salta, qui la palla, tento, vai, 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 dai, su, su, che tempo vola, bravissimo, vediamo se gli altri riusciranno a batterlo. Questo è il gioco finale. Facciamo il gioco tipo uno che dice palla, palla, palla. Dobbiamo giocare un gioco che si chiama palla uovo, perché bisogna dire palla uovo, palla uovo, palla uovo, poi bisogna nominare un nome. Se la prende e dice stop, tutti si devono fermare e tu devi fare tre passi. Se tu colpisci una, lei viene eliminata. Ok, va bene, iniziamo. Visto che sei stata eliminata, vieni con me, vieni. Sei eliminata? Vieni, vieni con me. Grazie. No, non l'hai beccata. Vieni insieme a me, dai. Alfredo, ti voglio carico. Pronti? Partenza. Via. Vai Alfredo. Bravo, qui. Cinesini, vai. Prima quello blu. Torna al rosso. Bravo. Qui, questo qui. Vai, alla massima potenza. Corri, corri, fino lì. Salta. Uno, due. Vai, non fa niente. Tre. Vai, qui. Pallone. Bravo, vai. Vai, 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 bravo, vai. Guardate quanto è bravo, ragazzi. Tira. Gol. 34 secondi. Però siccome segnato diventano anche per te 24. Agli occhi del tuo meglio, va bene? Pronti, partenza. Slalom. Vai. Vai, salta, salta, saltare. Bravo. Vai. Slalom col pallone. Vai. Pronto. 31 secondi che col gol diventano 21. Carico, potente. 3, 2, 1, via. Vai, slalom, veloce. Vai, veloce, veloce. Blu. Poi rosso. Bianco, veloce, veloce, veloce. Scatto fin lì, scatto fin lì. Dai, 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 che poi arriverà ancora prima. Salta.
e uno. Vai, veloce, due, tre, saltati, bravissimo. Slalom. Vai. Uno. Vai, 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 vai. 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 Tira. Bravo. Gaia. E tre passi. No, siamo diventate poche. Per la uova, per la uova, per la uova. Martina! Per la uova, per la uova, per la uova, per... Gabriella! Stop! Ok, chi sono le ragazze che hanno vinto? Gloria, Martina, Gaia. Abbiamo sommato i punteggi di tutte le sfide e abbiamo constatato che Rocco è arrivato primo. Medaglia d'oro per Rocco. E vai primo. Secondo posto, quindi medaglia d'argento per Vito. Ti piace? Vedi, c'è anche la scritta già stremo, sì. Secondo posto. Puntavo al primo, ma anche al secondo posto è buono. Giuseppe terzo posto, Giuseppe arancio quarto posto, mentre Antonio gli faccio un bel autografo sul cappellino, va bene? Sì. Perché sei arrivato quinto, cosa ti diamo? È meglio il libro. Ti firmiamo il nostro libro. Una medaglia per te, poi una per te, una per te e poi una per te. Però tutte sono state bravissime. A me c'è scritto primo, primo classificato. A te? A me secondo classificato. A me quarto.